quando il mule al tira al carez e i soferi suona sul resh, odur de braccia appena rudac, profond de capa appena segac, quando la sera si indanda stala, prima il rosario e dopo a quintala, asmuta il ghia chi te, la fontanina dol canto strech. Fontanina dol canto strech, a pensare che il maera si urge, la tua acqua cioccale sentì, la preghe turnando il tuo cantoni. Fontanina dol canto strech, a ricordo di te passage, tu che vagni al tuo posto resta, me ne men per anche Di nuovo assieme amici appassionati della rubrica delle storie, dei racconti della nostra Valle Seriana. Allora, facciamo, prima di iniziare questo bellissimo dialogo, facciamo una precisazione. Siamo presso il ristorante Il Barbarossa ad Onore. È gestito questo ristorante da 4-5 mesi soltanto da due ragazzi che arrivano dalla provincia di Milano, al confine per la verità con la provincia di Novara. Ne parleremo, li conosceremo fra poco. Intanto abbiamo qui il papà, il signor Mario Moretti, di uno di questi ragazzi, e con lui andremo a parlare fra poco, anche perché io voglio precisare due o tre piccolissime cose. Abbiamo mangiato in maniera egregia questa sera, veramente ci sono stati dei piatti incredibili. Siamo partiti con gli affettati che erano comunque buoni, con un lardo che non vi dico, io di questo sono golosissimo. Abbiamo assaggiato le lumache, abbiamo assaggiato il risotto con le rane, qualcosa di eccezionale. Ma il piatto forte di questa serata, le immagini del nostro Guerino Maffei lo mostrano, è questo giovanotto, eccolo qua. Allora, lui è, io posso dirlo, insomma, il nome e cognome, il signor Emilio Adobati, nativo di Selvino, però abita da tantissimi anni a Nembro, però è conosciuto in arte come il Garibaldi. Ho detto giusto, signor Emilio? Sette personaggi ho fatto. Ecco, ha fatto sette personaggi, mi racconti un po' quali in particolare? Federico Barbarossa, Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, profeta Isaia, Gesù di Nazareth, Re Maggio e Babbo Natale. E anche Babbo Natale, quello sì. ci voleva, insomma, proprio visto il periodo, insomma. Siamo vicini. Siamo vicini, e allora Babbo Natale ci voleva. Ecco, innanzitutto, chi è Emilio Adobati? Perché si è avvicinato a questo personaggio? Che cos'è che l'ha spinto a travestirsi, diciamo? Hanno voluto loro dare Barbarossa al suo ristorante per la mia presenza. Perché c'era una vecchia tra poco andremo a scoprire il perché, insomma, una vecchia conoscenza. Ma voglio dire, come le è venuta l'idea di questo personaggio, non soltanto del Garibaldi, di tutti i suoi personaggi? Ma perché, a contarlo su, è più vecchia, un frate mi ha benedetto il matrimonio, ha cominciato a chiedermi, è andato in missione, a chiedermi di far crescere la barba e di presentare lui a Bergamo. Mi ha detto, mi dai una croce doppia che io non sono un frate ancora. Ah, ecco. E mi ha fatto fare il frate, ha voluto che presentasse lui a Bergamo, ricorda memoria di suo padre Pasquale Rota. E da lì è nata tutta questa idea. A Gerusalemme, a giù a Betlemme, addirittura. Sì, quello che hanno avuto difficoltà con le religioni, eccetera, e lui è proprio l'intermediario italiano perciò è ancora in contatto con questo signore, questo tuttora. Sì. Però è stato, prima è stato in Brasile, è stato a San Paolo. E allora ha fatto 20 anni là e poi adesso si è trasferito a Gerusalemme perché sa fare e inoltre è molto... Ecco, da lì è nata questa idea. Ha dovuto tenermi la barba ha cominciato a fare le sfilate vedendo i colleghi che facevano i campioni d'Italia, dico se siete campioni di me allora vengo anch'io. E le ho fregati tutti. Ecco, perché dobbiamo specificarlo, il signor Emilio, in arte in questo momento Garibaldi, ma potremmo chiamarlo Leonardo da Vinci, è un personaggio che mi stuzzica. Com'era Leonardo da Vinci? Com'era vestito? I costumi sono diversi, oggi sono oltrepassati, non abbiamo neanche proprio il vestito esatto, non possiamo dire qual è il vestito che accompagna così, però io le ho... Però la barba e i capelli erano uguali. Sì, sono non solo
uguale, ma anche i costumi, ho cercato di imitarli un po' quello che c'era. Ecco, dicevo che questo signore, che adesso è Garibaldi per tutti, ha partecipato ai campionati italiani, giusto? Sì. Con successo. Mondiale sono stato, anche mondiali. Sì, sono stato a Norimberga, ho fatto campione mondiale a Norimberga, sono stato in Svezia, siamo stati in Francia più volte. Io ho fatto Garibaldi con la banda garibaldina di Leffe 12 anni. Ah, per 12 anni ha fatto Garibaldi con la garibaldina di Leffe. Una ventina di volte all'anno andavamo in Francia, siamo stati al paese di Aldo Moro. Ah sì, con che gruppo lei? La banda garibaldina. La banda garibaldina, ma adesso invece fa parte di un altro gruppo, giusto? No, adesso vado sì a fare Federico Barbarossa con i Federissimi, a secondo le barbe, i gruppi, però sono stanco di andare, continuo a chiamarmi al televisore, ma dopo è sempre la stessa menata, devo andare a fare il Battimani, allora... Ecco, è che ha partecipato a diverse trasmissioni anche sui media importanti. Importanti, no? Canale 5 con così tutti, via. Con povero Tortora, con tutti sono andato. Ah, perciò lei è un uomo di televisione, insomma. Sono andato parecchie volte, ma poi è sempre la stessa storia. Insomma, anche noi questa sera abbiamo un personaggio pubblico importante per quanto riguarda appunto la nostra emittente, questo credo che sia davvero anche una cosa un po' particolare. Io mi ricordo qualche anno fa quando il nostro Elia, che fra poco andremo a chiamare in causa, qualche tempo fa, insomma, erano arrivati gli amici della società del club Barba e Baffi Locatelli, che lei conosce bene, giusto? Erano tre amici, uno era coscritto, l'ultimo è deceduto 2 mesi fa. Ecco, lei vi conoscete tutti fra di voi? Facevano barba bandiera perché avevano tre colori, uno esatto, bravo. Rosso, uno verde, sì. Allora mi perdoni, fra tutti i suoi personaggi, qual è quello che le è piaciuto di più? Garibaldi, quello che è adesso? Il mio sempre l'unico, Garibaldi è il migliore di tutto. Garibaldi perché l'uomo dei due mondi. L'uomo dei due mondi perché è andato a liberare. Ha avuto anche una capacità, non solo un coraggio, ma una capacità, sostanza, che ha unito l'Italia. E poi diciamolo francamente che è partito con i mille tutti i bergamaschi, giusto? Erano i miei parenti, zii, sei garibaldini c'erano. Ah, sei garibaldini. I mille erano i miei antenati cortinovi, sei addobbati. Sì. Benissimo. Adesso io la lascio riposare un attimo. Adesso andiamo a interloquire con il signor Mario Moretti, dicevamo assieme ai figli, anzi per la verità come spesso capita, no? È il papà che figura, ma i figli sono coloro che forse comandano, però diciamolo signor Moretti francamente che stasera lei ha avuto buon tempo perché ha lavorato poco, ha mangiato tanto. Io mangio sempre tanto e lavoro sempre poco. Allora, come è venuta l'idea per voi, che precisiamo una cosa, ho dipinto signor Moretti come proveniente dal terra milanese al confine con la terra novarese, giusto? Però ecco, lei si sente più bergamasco di noi. Mio papà e mia mamma erano di Cologno a Serio, i miei suoceri sono di Ozio Sotto. Ecco, adesso mi spieghi però come le è venuta l'idea ai suoi ragazzi, al suo ragazzo e poi all'amico del suo ragazzo, sì, di aprire un ristorante qui a Onore. Loro volevano mettere un ristorante per conto proprio, conoscendo il signor Adobati Emilio, che da 70 che lo conosco e 30 anni che lo conosco, e con l'aiuto del signor Santo Percassi abbiamo trovato il sistema di mettersi assieme, di mettere su, e hanno creato sto posto. Hanno creato sto posto che naturalmente deve essere ancora scoperto. Vi ho già detto in effetti di quello che abbiamo mangiato, veramente qualcosa di squisito, qualcosa di particolare, non in tutti i locali si può trovare. Certo, poi andiamo a cogliere magari quelle altre immagini. Allora, indubbiamente ci vuole anche un po' di coraggio, però tra le altre cose mi dicono che lei si sta piano piano innamorando di questo paesello. No, a me mi piace, cioè io vivrei qua. Soltanto che per motivi anche di lavoro dovrei ogni tanto deve rientrare ancora, per forza, però adesso è già qualche giorno che sono qua, vado a casa qualche giorno, poi ritorno ancora e sto qua perché a me piace veramente, cioè un paese tranquillissimo, bellissimo veramente in tutti i sensi, veramente. Benissimo, allora speriamo anche che naturalmente possa avvenire quello che insomma i ragazzi si auspicano, che il ristorante possa prendere piede. Quello proprio veramente è una cosa che ragazzi
Ecco, io chiedo scusa perché intanto sta arrivando, guardiamo il nostro guerrino che lo sta accogliendo, gira pure il piatto, grazie, eccolo così, c'è questo astice, tagliatelle all'astice, questo è uno dei piatti che questa sera sono circolati nel ristorante Il Barbarossa. Gli facciamo la doverosa pubblicità, ci mancherebbe, anche perché veramente abbiamo mangiato bene. E certo, mi diceva che questo signore, il rapporto d'amicizia che c'è, insomma, è qualcosa di eccezionale. Sì, sì, no, più che eccezionale. Tra l'altro adesso abbiamo trovato anche un'altra persona come Emilio, diciamo, che è il signor Santo, che veramente quando nel bisogno ci aiutano, in poche parole. Meno male. Nel bisogno ci aiutano. Da buoni bergamaschi. Veramente, da buoni bergamaschi. Benissimo, io la ringrazio, signor Moretti. A questo punto chiamiamo in causa il nostro Elia, come al solito è defilato, la sua arma principale è il calicetto, adesso però gli faremo imbracciare la sua chitarra e cercheremo di fargli proporre il suo primo tema musicale di questa serata. Il primo piano doveroso è quello sulla barba del nostro Garibaldi. Elia, allora, hai visto che personaggio questa sera abbiamo? Personaggio molto simpatico. Come tu sai, nella piazzetta del mio paese per un paio di volte ho chiamato una società, non lo ricordo più, Club Locatelli mi pare, barba e baffi, personaggi molto simpatici, Verdi e Vittorio Emanuele II, Garibaldi, il frate. Erano in 8-10 personaggi molto simpatici, manifestazione riuscita, anche merito de barba e baffi, che è proprio una cosa piacevole, era piaciuta a tutti. Mi ricordo che mi sono ripromesso di richiamarli, alla prossima lo faremo. Allora, devo svelarvi un piccolissimo segreto, perché questa sera, come vi ho già detto, sulla tavola sono circolate dei piatti davvero eccezionali. L'Elia, una volta l'avevo invitato pagando io a mangiare le lumache, non le avevo mangiate, invece questa sera ho visto che hai fatto il bis. Mi sono piaciute molto, così non le avevo mai mangiate. Mi ho sempre mangiato le lumache col Paruc, che fa il fratel del Jimmy, buon'anima del Gottardo. Le ho mangiate ancora anche così in pizzimonio, ma così condite a questo modo non le avevo mai mangiate e mi sono piaciute moltissimo. Benissimo, allora io credo, come prima canzone, Elia, un doveroso riconoscimento allo chef che questa sera ci ha lietato con questi suoi piatti. Va bene, dedicata allo chef, sai, io vado sul sentimentale nostalgico, dedicata allo chef, dedicata al proprietario, al gestore, ai gestori del locale, una dedica particolare anche giù a una persona del mio paese, canto per prima Chitarra Vagabonda. Suona nella notte, cantando va dicendo amore, amore, la porta non si apre del balcone, un cuore sta soffrendo per una donna. Svegliati, oh Madonna, un uomo sta soffrendo per una donna, stringilo forte a te con una scusa, vado con la chitarra e chiedo scusa. Se si affaccia lui, non dirgli niente, digli soltanto che era un vagabondo. Il cuore non è
chitarra. Nessuno mi vuole bene, tu solo al mondo. Vola l'eco delle mie parole e fa all'orecchio delle mio grande amore e le sussurra svegliati, o Madonna. Un cuore sta soffrendo per una donna, stringilo forte a te con una scusa. Vado con la chitarra e chiedo scusa. Scusa, vado con la chitarra e chiedo scusa. E bravo il nostro Elia, che nonostante il pieno di lumache e i calicetti, insomma, è riuscito a portare a termine questa sua prima canzone. Eccoci qua ancora in compagnia del nostro Garibaldi, e ha preso il posto del signor Mario Moretti, l'ha preso Don Antonio Benzoni, che l'è oltre Osde Unur, giusto dire così, Don Antonio? Da quanti anni è che è qua? 22. 22 anni che l'è Unur. Sono venuto all'ottobre dell'84. Ah, è quasi un record, eh? No, dell'82, non dell'84. È quasi un record, voglio dire, 22 anni, sì, sempre. Purtroppo. Vuol dire che lei ha fatto le cose bene, vuol dire che i suoi parrocchiani le vogliono bene, eh? Ma non lo so questo, perché questo è difficile saperlo. Però sa che se i parrocchiani e mia tante corde col preost, ai rema, insomma, i fa le per. Invece, se le chiamo, vuol dire che i gaul beteux. No, quello non significa. Vuol dire che la sua missione la sta portando avanti bene, diciamo così. Allora, giriamo la domanda. Lo so. Allora, Don Antonio, come ha accolto l'arrivo, tra le altre cose, ha conosciuto il signor Mario Moretti, conosceva già questo nostro, naturalmente, il signor Santo Percassi. Come ha accolto l'arrivo qui in paese di un'altra attività e soprattutto con dei giovani che vengono da fuori paese, da fuori provincia addirittura? È una cosa molto... una cosa molto bella, speriamo che lavorino. Ovviamente, insomma. Allora adesso io capisco che lei è in difficoltà, perché naturalmente ci sono qui anche gli altri locali e bisogna augurare la stessa cosa anche a quelli che operano già da parecchio anni qui a Onore. Rivolgiamo la domanda e andiamo più su quello che è la sua missione, il suo lavoro, dopo tutto un lavoro, perché io credo che lo dobbiamo pur dire, insomma, quando eravamo ragazzi noi forse avevamo un po' più di ideali. Adesso i ragazzi, i giovani sono un po' più dispersivi, è giusto dire così? Mi fai domande un po'... La metto in difficoltà? Difficoltà. Beh, mi pare che sia questo anche normale. I ragazzi oggi sono abituati ad altri divertimenti, ad altre piccole cose, insomma. Sono tempi diversi e... Forse è giusto che sia anche così, insomma, che loro provino anche questi divertimenti che noi non avevamo, insomma, come... Indubbiamente. Vabbè, ho capito che non vuoi sbilanciarsi. Cosa ne pensa della barba del nostro signor Garibaldi? È una favolosa, proprio una barba favolosa. Ho visto che lei tenta di imitarlo, È un po', perché è una comodità, tenere la barba è una comodità. La taglia una volta ogni tanto. È una comodità, guarda, l'ho fatta crescere per pigrizia e dopo... Va bene così, insomma. Benissimo, grazie Don Antonio. Ritorniamo al nostro Garibaldi. Allora, indubbiamente il fatto di essere un personaggio pubblico, come ormai è diventato lei, la richiamano anche, viene richiamato anche in diversi momenti, ha conosciuto diversa gente. Sì. Purtroppo però dopo è cominciato sempre la stessa cosa. È diventato un po' monotono. Io ho cambiato personaggi e adesso...
voglio anche ritirarmi perché gli anni vanno su e non tornano più. Allora io, no, lei non si offende se diciamo questo giovanotto è del 1931, i conti sono presti fatti, ma l'anno prossimo compirai 74, giusto? 4 mesi sono 74. Portati bene. Portati e poi bene. Mi perdoni, perché lei con quella storia della barba, chi l'ha girato tutto il monte? Sì, ho avuto la fortuna, è stato in Norimberga, sono stato in Messico, sono stato un po' dappertutto. E a parte ho fatto 7 personaggi in Germania, ho ritenuto di fare Federico Barbarossa, è stato là era normale, no? Federico Barbarossa in Germania per Lourdes era... hanno un'ammirazione. E allora io ho fregato tutti, insomma. Ecco, quanti titoli ha vinto, se si ricorda? Una ventina di titoli fra italiani e mondiali. Certo, sono sempre primo, ecco. In qualsiasi presentazione ho sempre fatto primo. Allora mi perdoni perché qui prima stavamo guardando questa medaglia, vediamo se il nostro Guerino riesce in qualche modo ad andare a cogliere, che cosa rappresenta? Mio povero papà era ammutinato di guerra nella guerra mondiale, nel 1915. Ah, nella prima guerra? Nella prima guerra, sì. E allora questa è una medaglia? La medaglia del ammutinato di guerra, al posto di dargli la pensione gli hanno dato il lavoro. Ah, ecco. Ecco, questo è un ricordo. È un ricordo paterno, questa è una cosa che resterà per sempre anche indelebile, insomma, nella memoria del nostro Emilio. 46 anni di cantoniere. Quanti? 46 anni di cantoniere. Sì, posti dalle pensioni hanno riconosciuto il lavoro. Era mutilato dalla guerra nella spalla e aveva l'argento nella spalla, non riusciva a alzare il braccio di più, così, ecco. Però ha lavorato una vita ugualmente. Certo, mentre questa che cos'è? E questa un altro amico me l'ha regalata, come si chiama, il Barboglio, per la memoria del suo povero fratello. Era il capo dei bersaglieri, giusto? Bersaglieri della banda. Della banda di Leff, dei bersaglieri, commendator Barboglio. I 13 martiri di Lovere, era suo fratello, lui me l'ha passata a me per il suo prestigio. Garibaldi. E lei la porta in giro con grande merito. Ecco, ma mi perdoni perché adesso noi siamo curiosi, sa, vogliamo anche stuzzicarla un po', ma i giorni normali della settimana lei non va in giro vestito così? Sono un pesce fuori acqua, quando vado in giro tutti mi guardano e mi dice: ostra, quando siamo col costume siamo personaggi, quando siamo in costume normale, cioè vestiti civilmente, borghese, siamo pesi fuori acqua. Insomma, lei ama vestirsi così quasi quasi, preferirebbe andare in giro vestito così? Quasi, quando riesco lo faccio sempre per volentieri, anche per essere diverso di quello che sono sempre. Ecco, mi pare che ci riesca benissimo. Sì. Ma questa barba, che cura deve avere per tenerla? Perché... Niente, solo 5 sabbiette tutte le mattine, shampoo, barba e capelli, poi 5 sabbiette asciugarle per non usare il fono, altrimenti brucia il cuoio capelluto e perdi i capelli, a parte che ne ho persi tanti, proprio quando mi sono accorto era un po' tardi. Cioè, mi perdoni, perché io sono curioso, perché insomma, siccome sono pigro come Don Antonio, non vorrei offenderla, sto pensando per crisi una barbetta così, mi ha detto, no, mi faccia capire, sì. Quanto ci impiega a sistemarla la mattina? Un'ora tutte le mattine. Non fa per me un'ora tutte le mattine? Sì, tutte le mattine, shampoo, barba, un po' i capelli, poi 5 sabbiette, poi la spazzola della barba è in macchina tutto l'anno, è a servizio del... Non esco dalla macchina se non spasso la barba, altrimenti è una barba mal ricevuta. Invece con la barba apposta, Non ci facciamo sentire da Don Antonio perché commetteremo un peccato, ma le donne la guardano di più così? Le dirò di più, la moglie mi taglierebbe la testa per la barba, che non la vuol vedere. E le dice a tutte le donne che incontro così: dica a mio marito di tagliare la barba. E loro la ridono perché vogliono sentire la barba e lei la va a dire di tagliarla. Mi faccio la figura che l'ho mai goduta, l'ho mai sentita. Vabbè, anche questa è una... Lei non ha sentito, vero, che abbiamo parlato, Don Antonio? Non approva, Don Antonio, questa la cancelliamo. Ma lui non è sposato. Vabbè, meno male che lui non è sposato, Don Antonio, è vero. Però mi ha dato un'idea, sa, con quella storia, certo, ci mancherebbe, mi ha dato un'idea di questa storia, lasciar crescere un po' la barbetta così, un po' incolta, che poi ha
un fascino particolare, anche un po' per pigrizia, insomma. Ma anche un po' per comodità, no? Sì, sì, ho fatto soprattutto per comodità. Però guardi che il nostro Garibaldi, un'ora tutte le mattine, non andrebbe bene per non, noi. Non sarebbe, in quel caso lì non la terrei senz'altro, non la terrei per niente. Altrimenti dovrebbe alzarsi alle 5 invece. Certo. C'è un po' presto, insomma. Benissimo. Lui salterebbe tante messe per la barba, non le conviene. Benissimo. Ci fermiamo qui con questa splendida chiacchierata, con la conoscenza ancora e soprattutto con dei piccoli particolari che sono comunque la parte integrante della vita comune del nostro Garibaldi. Andiamo a sentire un'altra canzone del nostro Elia per poi ritornare e magari scoprire anche questi ragazzi che gestiscono questo ristorante il Barbarossa, che stasera davvero ci hanno trattato con i guanti. Adesso però andiamo con ordine e sentiamo il nostro Elia. Ed eccolo qua il nostro Elia, l'abbiamo rintracciato, non vi dico dov'era perché credo che tutti voi lo possiate immaginare. Guerino, non so se intanto riesci ad andare a cogliere anche la signora Silvana, che è venuta a tenerci compagnia, la ringraziamo, finora era occupata in cucina a dare una mano al figlio. Elia, hai perso, mentre eri fuori a fumare la tua sigarettina, hai perso la storia che ci ha raccontato il nostro Garibaldi. La storia è questa, praticamente vedi quella barba, questi capelli che a te fanno tanta gelosia, tanta invidia, vabbè lo dobbiamo dire, a me no. Per carità, però tu calcola che ci impiega un'ora tutte le mattine per sistemarli. L'ho sentito dire da parecchi suoi colleghi, cioè gente che si cura sta barba e baffi anche, perché mi pare che ci sono anche quelli, cioè li laccano, li stirano, adoperano i ferri delle donne per metterli in forma, poi se li ritirano, poi ricontrollano, poi tu immagina, io ho pensato tante volte, ma andate a dormire le, perché il Gassades fa no, gli uraga occorre ogni volta che fa un'uscita, che devono fare uno spettacolo o qualcosa del genere, e una manifestazione, pensa che cura ci devono mettere per prepararsi bene, quindi si crede in pratica che attende più di forne andata alla parrucchiera, insomma. Allora, per dirla breve, io credo che forse le mie mamme, insomma. Sì, no, mi curo da quando ho perso i capelli, non ho più avuto il problema del pettinarmi. A volte, siccome ho i capelli che sono, al mio paese anche dicia il lisne, cioè capelli che sono ribelli, non stanno sempre diritti, a me mi accomode male a dormire quando le sono la mattina, le ho disastro. Gli ora c'è un po' di saugo che le impiastre su, che sei stagio fermi e basta, lui non è problema che con me è finito. Va bene, ed ecco, abbiamo scoperto anche il trucco dei ricciolotti del nostro Elia, come fa a formarli al mattino. Cosa ci canti? Adesso ti voglio cantare una canzone dedicata alla signora che è arrivata adesso per cominciare, poi la devo dedicare in particolar modo a Pierino Bonifacio di Gazzaniga, Piero Granti, insomma, che conosciamo bene tutti, e Carezze. Solitudine che mai lasciato tu in fondo all'anima, dimenticare ti vorrei, ma ho nostalgia di te. Passano gli anni, ma tu sei qui, sempre qui nel mio cuore. Quei baci chi li dimentica, e quel profumo di resina, in mezzo ai fiori.
te. A chi regalerò la solitudine che m'hai lasciato tu in fondo all'anima. Dimenticare ti vorrei, ma ho nostalgia di te. Passano gli anni, ma tu sei qui, sempre qui nel mio cuore. Baci chi li dimentica, e quel profumo di resina, quelle carezze d'amore dentro la pineta, stesi in mezzo ai fiori. Baci chi li dimentica, quando nel buio di un cinema, con le carezze d'amore, mi bagnavi il fiore che donavo a te. Bravo al nostro Elia. Allora ecco qua che il nostro Guerino va a inquadrare sorretta dal secondo cuoco, diciamo così, perché il primo è Stefano, fare. Giusto? Sì, sì. Ecco. Bruno Belvedere, che è il contitolare del ristorante e pizzeria Barbarossa. Bruno, che cos'è? Una pizza questa però particolare? Sì, è una pizza particolare, è una pizza dolce. Ecco, come è composta? Puoi dircelo, perché se devi svelare qualche segreto? No, non svelo segreto, questa è panna e Nutella, però si può fare in tanti altri modi. Panna e Nutella? Sì, si la può. Cosa mi ha letta parecchio, lo sai. Si può. Ma fare la tiramisù, sì? Alle castagne, alle ciliegie, all'albicocca. È un po' una vostra specialità questa? Sì, penso che siamo i primi qua nella valle a farla, penso, non lo so. Indubbiamente, anche perché io girando un po' da tutte le parti non le ho mai viste. Allora, questa è soltanto una delle specialità, sì, che stasera sono arrivate qui sul nostro tavolo. Penso di sì. Siete stati davvero bravissimi. Se lo dite voi. Ecco, allora, arrivate dalla, diciamo così, dalla provincia di Milano, qui in terra bergamasca, in Alta Valle. Siete stati ben accettati, come prevedi e come hai visto questo tuo impatto con la gente bergamasca? Bene, diciamo bene. Beh, diciamo che noi bergamaschi siamo piuttosto tosti, no? Questa è una cosa abbastanza come risaputa. Calabresi. Come i calabresi, vabbè, paragone giusto, Bruno. Allora, io se permetti la lasci qua, andiamo a gustarla assieme e poi ti faremo sapere. Va bene. Ti faremo sapere com'è. Va bene. Grazie. Saluto. Allora, io ho accettato l'invito di Bruno e sto assaggiando questa pizza con la panna, con la Nutella, insomma. Vi posso garantire che è buonissima, soprattutto per chi come me è golosissimo. Garibaldi, lei non è goloso? No, ho i denti che sto curando, non posso. C'ha dei piccoli problemi? Un problema di masticazione, è meglio di no. Allora, ritorniamo a quello che ha detto il nostro Elia poc'anzi, insomma, sul fatto che voi curate questa barba, questi baffi, quasi siete quasi peggio delle donne, insomma. No, sono mica solo peggio, le donne si adattano, invece noi dobbiamo adattarsi, è più dura, più sacrificosa e anche più impegnativa. Ecco, l'uomo è un po' anche alla buona, è maschile, invece le donne hanno più pazienza. Però mi scusi, quando si diventa personaggi come è diventato lei, si diventa anche un po' vanitosetti, insomma? Beh, vanitosetti non direi proprio tanto, è che dopo il pubblico vuole la propria esigenza. Vuole la propria esigenza e vuole la corrispondenza a quello che loro vogliono. Insomma, il pubblico ha delle esigenze, allora voi vi... Bisogna anche adattarsi al pubblico.
Ecco, mi perdoni, ma quante volte si guarda lei allo specchio durante una giornata? Mica tanto, semmai uso la mia spazzola in auto. Prima di scendere dall'auto io uso sempre la spazzola, così sono sicuro di... Questo è un segreto, gira con la spazzola per i capelli e la barba nell'auto. Allora mi spieghi, perché qui mi sa che mi dispiace contraddirla, signor Garibaldi, ma lei è un po' vanitoso, No, vanitoso non è anche, però mi piace presentare Garibaldi perché penso che è il personaggio migliore che io conosca, ecco. È il personaggio migliore. Sì, più desiderato che... La barba, certo, la barba di Garibaldi e quella di altri personaggi che lei ha impersonato, è adattabile, cioè più o meno ho dovuto curarla, magari tagliarla. La barba di Garibaldi, adesso io ce l'ho da Federico Barbarossa, da Leonardo da Vinci, da Galileo Galilei, e la barba è più lunga, quando Garibaldi è più corta, era un personaggio anche i capelli più corti, eccetera. Secondo i personaggi che devo fare, devo far crescere di più o meno la barba, a secondo i personaggi che devo fare. Ecco. Quante, al di là del fatto che deve impersonare il personaggio, ma ogni quanto la taglia normalmente? Adesso è 19 mesi che l'ho tagliata. L'ha tagliata 19 mesi fa? E dopo l'ho corciata, 3 mesi fa l'ho corciata un po'. Perché proprio una piccola spuntatina. Tagliarla è 19 mesi che non la tagliavo. Ecco, sì. Allora, se a Elia c'è l'invidia per la barba, c'è qualcosa anche per quanto riguarda i capelli, perché lei anche sotto questo aspetto vedo sono che... naturali, sì. Quelli sono naturali. 83 anni, vado per 74. Ecco, vuole togliere quel cappellino lì che mi sa tanto di... Vediamo. A non fare il shampoo prima, usavo il fono, invece il fono ho trovato che bruciava il cuore capelluto e ho persi tanti. Allora, non bisogna usarlo il fono? Mai, brucia il cuore capelluto, li perdi tutti. Gireremo il suggerimento a Elia, non bisogna usare il fono con i capelli, ricordati, perché brucia. Perché l'Elia li ha persi, se ne è accorto tanti, ormai l'aveva. E Don Antonio, secondo lei, è su una buona strada, eh? Don Antonio... Sono ciuffettino ancora lì sopra, ma... Don Antonio sta lontano dai parrucchieri, anche lui come me, così evita tante tribolazioni. La barba dice che la sala con me fa più presto a non dover tutte le mattine con la lama fa la barba. Allora mi perdoni perché adesso se il nostro Jimmy viene qua con la telecamera, si sono avvicendati dietro la telecamera, io so che vuol cantare qualcosa perché lei ama cantare. Sì, vogliamo fare una bella canzone tutti insieme alla bergamasca o la piemontese. La piemontese. Perché loro sono mezzi piemontesi, sono vicino al Piemonte proprio. Allora vediamo se il nostro Elia... Come la cantiamo bergamasca, poi l'altra canteremo la piemontese. Per ecco, vediamo se il nostro Elia riesce ad accontentarci, una canzone bergamasca e poi magari una piemontesina e bella. Va bene, andiamo a vedere cosa dice il nostro canterino. Ogni richiesta del personaggio di questa sera, del nostro Garibaldi, cerchiamo di rispondere, esaudirla insomma. E allora ha chiesto una in bergamasco, una in piemontese, la prima? La prima diciamo Nutter de Bergam e poi faremo piemontesina bella, la conosciamo, due motivi che conosciamo benissimo tutti quanti, possiamo cantare tutti. Bene, e nel ricordare queste due canzoni ricordo Elia il fono, non usarlo più. No, basta, sono mai usato, non so cosa sia. Quando si è piccinino ma può fare se io che sono da stalla di nonne dopo asso mia mai può fare il co anga di sol bar.
lasciare. Gli studi sono già terminati, abbiamo finito così di sognare. La gioventù non tornerà più, quanti ricordi nel cuore, a Torino ho lasciato il mio amore. Bravi, bravissimi a tutti i nostri commensali, una grandissima compagnia, allegra come del resto avete sentito, avete anche visto nelle immagini, ma soprattutto una compagnia che ha gradito l'accompagnamento della chitarra e della voce di Elia. Allora eccoci qua per la parte conclusiva con il nostro Garibaldi, ma guardi che adesso noi ridiamo, però Garibaldi è un nome impegnativo, è un personaggio impegnativo da rappresentare. Sotto... A chi lo dice? Quando si deve pensare a Garibaldi comincia, come diceva lei prima di uscire, il pubblico, il popolo vuole la sua parte, vuole la personalità. Io magari non sono neanche preparato, mi trovo un pochettino a disagio, poi dopo mi aggredisco, cioè mi inserisco e vado, ma è un po' duro sì, perché Garibaldi non è un personaggio comune, non è un personaggio da tutti gli anni. Insomma, non è un personaggio subito rappresentabile, dice, insomma, anche perché, come dicevamo prima, e vado avanti, l'eroe dei due mondi. L'eroe dei due mondi, e poi ha fatto una bellezza di cose. Io adesso però dovrei fare Garibaldi II a unire l'Europa, che non è proprio facile. Un Garibaldi in chiave moderna, insomma, che ha unito l'Europa, diceva. Mi devo unire per forza, devo unire questa Europa, sarà un po' duro. Vede che anche il nostro Berlusconi vuol fare la forza Italia, vuol fare l'Europa, ma ho paura che facciamo un po' fatica davvero. Facciamo fatica. Ne abbiamo tanti contro, anche troppo. Insomma, voi personaggi che volete fare questi passi avete delle difficoltà. Poi io le dico a questi personaggi che devono fare anche questi sacrifici. Finanziari, politici, partiti e banditi, bisogna metterli assieme a fare un passo unico, pure che qua altrimenti non riusciamo più ad andare avanti. Ecco, adesso però, se il nostro Guerino in un primo piano va a cogliere questo cappellino, mi perdoni Garibaldi, però almeno è un po' più sovietico che del Garibaldi. Ha passato troppa vita, 14 anni che lo uso, sto facendo fare l'altro perché ormai è fasciato. Più di là che questo ha la sua storia. Però siamo sicuri che è quello del Garibaldi. Sì, mia, che entra mia con i russi. No, niente, è più vecchio di me ormai. Benissimo. Allora dobbiamo precisare una cosa: questo personaggio che questa sera ha tenuto banco, diciamo, per quanto riguarda la nostra trasmissione. Però abbiamo sentito tante altre piccole storie che fanno comunque parte integrante di quello che è ormai la vita comune di tutti noi. Questi ragazzi che arrivano, che hanno questa idea di creare questo ristorante, di portare anche qualcosa di nuovo, insomma, magari con tante piccole problematiche che naturalmente fanno riferimento anche un po' al carattere di noi bergamaschi, soprattutto bergamaschi dell'Alta Valle Seriana. Chiudiamo questa parentesi e ne apriamo una in particolare, perché qui proprio il fatto che questo ristorante si chiama il Barbarossa e che questo nome è stato dato proprio per ricordare questo personaggio che è amico del titolare, appunto, del signor Mario Moretti, ha dato l'idea, lo spunto di una cosa bellissima che avverrà il mese di marzo, in primavera diciamo, poi sarà marzo, aprile, adesso si vedrà. Ecco, che cosa succederà proprio qui al ristorante? Ma dobbiamo
dobbiamo invitare tutto ancora tutte le barbe da tutte le valli, festeggiare un po' tutto, anche le province di Verluno, di Udine, della Toscana, del Mantova. Si fa una sorta di campionato di barba e baffi. Barba è un ritrovo generale per festeggiare e per conoscere anche la cucina, perché quella cucina merita. Certo, allora mi perdoni Garibaldi, ma voi siete in contatto, ogni tanto vi sentite? Siamo tutti arrivati, voi? Abbiamo il computer che ci scriviamo una lettera e la riceve tutti i gruppi di tutte le province. Siete Garibaldi moderno, organizzati. I poteri della modernità. Abbiamo superato Garibaldi, perché se dobbiamo fare le Garibaldi europee, insomma, se non ci ragioniamo perdiamo il tempo e basta. Ecco, pertanto si pensa a creare questa sorta di campionato delle valli per quanto riguarda gli barba e baffi. Barba e baffi è anche il gruppo generale di tutta l'Italia. Ecco, ma siete, perché questa è una cosa che io non conosco assolutamente, siete in tanti che avete questa passione? Mille più iscritti alle barbe, sì. Mille più persone? Sono gruppi e in tutto sono di più di 1000, sì. Sì. Ecco, fra tutte quelle che lei ha visto in giro, una che le ha la colpita in particolare? È uno svizzero veramente, una barba era più larga che lunga, oltretutto fitta, perché la barba non è solo averla, quando è fitta che ha il bel colore, che ha la bella trazione, anche perché è proprio più è lunga la barba, più è morbida. Se la barba è corta punge è fastidioso, invece la barba quando è lunga è piena, è molto morbida e accarezza, avvicinarla, insomma. Ecco, il popolare, le donne, sa, quando sono donne gustose vogliono sentire la barba, non tante parole. Le donne gustose vogliono sentirla, qui l'argomento è stuzzicante. E mia moglie va a dire a tutte le amiche che arrivano, dica a mio marito di nascosto, mio marito di far tagliare la barba, così quelle là si mettono a perfezzarla, oltre che non la gusta, le altre confessare che non l'ha mai gustata, le amiche si mettono in coda per toccargliela, cioè, la tua moglie vuole fargliela tagliare, fa contrario, forse almeno per gelosia e niente, no, è proprio incapace di capirla, lì è grave la cosa, ragazzi. Allora apriamo un contenzioso in questa nostra trasmissione, su chi vuol mettersi in fila in coda per sentire com'è la barba, soprattutto rivolto alle donne. A questo campionato del mese di marzo-aprile, attenzione perché c'è una novità, ha dato la sua sicura presenza anche Flaminio di Ardesio, che conosce, sì, il nostro Garibaldi, è vero o no? Barba è uno dei migliori d'Italia, non di Bergamo, è una barba migliore di tutte, anche lui, poverino, non può mai presentarsi, ha vergogna di se stesso. No, lui ha un carattere così piuttosto chiuso, poi lui la lava due volte al giorno, allora è un po' trascorso. Curata, è vero o no? Allora, anche quattro. Allora, no, scherziamo con Flaminio, abbiamo un grandissimo rapporto, anzi mi riprometto una cosa, la prossima volta che ci troviamo portiamo anche lui, perché no, è veramente meglio. Io volevo che veniva tutta settimana, che ho fatto la corte al suo amico, l'altro amico, porto io, nessuno è capace di comportare. Vabbè, comunque terremo presente che siete anche amici. A Bergamo l'ho portato alla sfilata. L'ho portato alla sfilata. Barba e me è venuto. Mi ha regalato in compenso una ciotola del latte, quella di travasare il latte. Sì, dove lui beve il vino normalmente. Lui non l'ha sognata neanche, lui l'ha fatta a due bocche, sa che la ciotola ha un versamento, no, ha fatto due, tu non ne prendevo uno e ne versa due. E sono le invenzioni del... Non è un uomo comune, no. A casa di ricordo. Sono le invenzioni del nostro Flaminio, che sicuramente... viene amici o conoscenti a bere giù a casa, le faccio vedere. Dico, sapete, dimmi cos'è questa qua, nessuno sanno capire cos'è. È un suo brevetto, l'avrà anche brevettato. Personale sua. Va bene, allora devo precisare un'altra cosa, proprio fra una decina di giorni presso questo ristorante mi è stato suggerito dai titolari, anche dal signor Percassi, verrà presentato, ci saranno tutte le massime autorità della zona, perché verrà presentato un libro dedicato al paese di Songavazzo e verrà presentato proprio qui presso
adesso questo ristorante, dove tra le altre cose, se un santo per caso non vuole dirlo, ma c'è anche una sua componente in questo libro per quanto riguarda il ponte di Songavazzo, se non ricordo male. Ecco, pertanto questo lo dovevamo e l'abbiamo giustamente riferito, pertanto ci sarà anche l'opportunità di vedere la presentazione di questo libro. Io direi a questo punto, signor Moretti, vuole aggiungere qualcosa, un augurio che vuole farsi a lei stesso, a se stesso e poi a tutti i suoi ragazzi qua che hanno iniziato questa avventura? Che i ragazzi vadino bene, e quando vanno bene loro i genitori vanno sempre bene. Ecco, benissimo. Se vanno bene i ragazzi vanno bene i genitori. Benissimo. Don Antonio, cosa devo dire? Un appello ai cittadini, guardate, venite in chiesa la domenica, perché io credo che questo si possa stare, no? Come no? E anche per noi essere qua e soprattutto condividere anche questi momenti di gioia e felicità con questa gente. Sì, vedo di terminare con una canzone che conosciamo bene tutti, penso, anche da queste parti, perché si canta oramai ovunque. La chiamiamo Se devo vivere, il titolo originale è Non finirò da amarti. Benissimo, a questo punto chiudiamo qua, non mi resta altro che salutarvi. Non so se hai preparato il pensierino della sera, lo faremo un'altra trasmissione. Dal cantà a sconosci osei, dal parlà a spisa i cervei. E con questo detto prettamente bergamasco, quasi quasi da interpretare da interprete, concludiamo questo nostro appuntamento. Naturalmente adesso vi proponiamo queste due canzoni, non ci resta altro che salutarci amici e darvi l'appuntamento a sabato prossimo con un'altra storia, un altro racconto della nostra Valle Seriana. Vi saluto tutti quanti, spero la trasmissione sia piaciuta, ringrazio in particolar modo i gestori del locale, tutti quanti gli amici che sono stati con noi, gli sponsor e tutti quanti voi che avete avuto la pazienza ad ascoltarci. Grazie, arrivederci a sabato prossimo, ciao a tutti. Del cielo, goodbye, Joe.
Se pur lo so che non mi ami più e non tornerà, ogni giorno da me, ogni giorno sicuro, e allora ve lo dico che un giorno rivedrò le stelle alpine, le bianche signorinelle, timide sorelle, piccole sentinelle delle cime, le rivedrò sotto il sole e carezzate dal vento o con un po' di fortuna. Le scoprirò il chiar di luna, se il chiar di luna le rivedrò, prometto che non le coglierò, a chiar di luna si sa. Tutto romantico appare, tra la, tra la, 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 e sarà come sognare, tra la, tra la, la, la. Su per i monti a cantare, l'ultima stella alpina che ho colto in vita mia, avrà 30 anni ormai, si è consumata, l'ho colto un bel mattino, ricordo era settembre, e dalla brina era inargentata, or sul far...